Sconfiggi gli attacchi di fame con questi snack golosi. Ciao amici, vi succede spesso di essere preda di attacchi di fame e mangiare a sproposito? Sì, per questo dopo la mezzanotte metto un lucchetto al frigo. Può essere un'idea, ma è un'idea ancora più furba seguire questi trucchetti trendy e sani che ora vedremo insieme. Ecco 15 proposte per mangiare snack light e gustosi e placare la fame fino al pasto successivo senza rischiare di ingrassare. Se vi piace l'idea, mettete mi piace e arrivate fino alla fine, c'è un regalino per voi. E se volete dimagrire con le mie soluzioni 100% naturali, comprovate dal successo di migliaia dei miei clienti, potete seguire il link qui sotto in descrizione e scoprire il mio programma esclusivo di dimagrimento naturale. E veniamo agli snack. Prima di tutto, tenete a mente questi due trucchi. Le tentazioni da frigo e dispensa sono irresistibili, quindi il segreto è non avere nulla che faccia venire i sensi di colpa. Basta non comprare certe cose e non averle in casa. Facile, vero? E tenetevi alla larga anche delle macchinette che distribuiscono snack e merendine dalle calorie vuote. Gli spuntini sono essenziali per spezzare la fame e dimagrire, ma devono essere salutari. 1. Mandorle e frutta secca. Sono ricche di vitamina E, proteine, omega 3, acidi grassi insaturi. Fanno bene al cuore e al colesterolo e sono un potente bruciagrassi. Non eccedere nelle dosi, bastano una o due manciatine e non consumare la frutta secca salata. 2. Frutta fresca, ricca di fibre, sazia e non appesantisce. Si può tenere con sé per l'occorrenza. Fragole, lamponi, mirtilli, pompelmo, mela, pera. Sono ricchi di antiossidanti, ipocalorici e saziano molto. 3. Olive. Sono un ottimo snack, ricche di grassi mono e polinsaturi che abbassano il colesterolo. Contengono antiossidanti che contrastano i danni dell'invecchiamento. 4. Affettato vegetale. Molto magro e proteico, se ne può mangiare qualche fetta assieme a gallette o pane integrale. 5. Hummus. Per chi ancora non lo conosce, l'hummus è una crema di ceci medio orientale, golosissima, ricco di proteine, fibre e grassi buoni. È un ottimo spuntino, si può associare a bastoncini di verdura cruda, di sedano e carote. 6. Patate. Potete insaporire un po' di patate lesse con olio, sale, pepe e origano per uno spuntino mediterraneo sfizioso. Senza pane però, eh? 7. Uova sode. Ricche di proteine ad alto valore biologico, contengono tutti gli aminoacidi essenziali. Il tuorlo è ricco di sali minerali e vitamine, mentre l'albume è composto per il 90% di acqua e il 10% di proteine. 8. Edamame. Sono legumi dal notevole apporto proteico. Contengono calcio, ferro, fosforo, sodio, vitamine B e C. 9. Yogurt greco. È un ottimo spuntino, ricco di proteine, calcio e sali minerali. Io consiglio quello bianco, senza zuccheri aggiunti. Bene anche magro, ma solo se non ci sono dolcificanti e altri strani ingredienti. Si può consumare con cacao, avena o frutta fresca per dare un tocco in più. 10. Ceci speziati. Sono un'ottima fonte di fibre e proteine vegetali, saziano molto e hanno poche calorie. Se saltati in padella e speziati, sono un ottimo snack per gli amanti del salato. 11. Toast, salmone e avocado. Questa combinazione è molto saziante e fatta col pane integrale contiene fibre, proteine e grassi buoni. Vegani e vegetariani possono usare tofu, seitan o affettati veg al posto del pesce. 12. Melone. È con il prosciutto? Ma non è molto digeribile. Il melone è un frutto molto nutriente, idratante e saziante, ma consiglio di mangiarlo da solo per digerirlo meglio e non gonfiare la pancia. 13. Budino ai semi di chia. La chia è considerata un superfood nutriente e versatile. 2 cucchiaini di semi di chia contengono 6 volte la quantità di ferro degli spinaci, il 41% del fabbisogno quotidiano di fibre e 6 volte la quantità di calcio del latte. Ho spiegato come fare un goloso budino di chia in questo video. 14. Popcorn. A differenza di ciò che si pensa, sono uno spuntino sano e dietetico. Basta farli in casa con poco sale e senza burro o olio. 15. Smoothies. Se si abbina la frutta con latte vegetale o yogurt bianco o di soia senza zucchero, lo smoothie sarà molto saziante. Scegliere frutta diuretica e ipocalorica
come fragole, frutti rossi, kiwi, pesche, melone, abbinarli con un cucchiaino di miele, stevia o qualche pezzetto di banana, anche congelata. Si può usare anche l'acqua di cocco per rendere gli smoothie meno calorici e più nutrienti. Potete anche farli in versione proteica con i prodotti che ho messo per voi in descrizione. Bene amici, oggi abbiamo visto 15 spuntini contro gli attacchi di fame. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. In descrizione trovate anche il sondaggio sul dimagrimento per aiutarmi a fare contenuti sempre migliori che rispondono alle vostre esigenze. Ed ecco il regalino di oggi, 7 ricettine di snack golosi e bruciagrassi. Link in descrizione qui sotto. Vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali.